Carissimi amici della Pogonotomia, ben ritrovati e alla fine ce l'ho fatta, nel senso che poi non sono andato via, quindi posso concedere il bis questa settimana, via del tour eccezionale, e quindi siamo qua. Allora, oggi e anche prossimamente avevo intenzione di fare due rasature all'inglese, Made in UK, ecco, facciamolo all'inglese. E oggi ho scelto dei prodotti che insomma, per fare una rasatura monotematica all'inglese. Allora, partiamo dal sapone, dalla crema, legno di sandalo, sandalwood, shaving cream di Taylor of Bond Street. Eccolo qua. Crema famosissima, la Taylor, in questo caso al sentore di sandalo. Questa è mai utilizzata, è nuova. Eccolo qua. Rasoio. Il rasoio, e beh, qui siamo di fronte a un vintage di livello. Eccolo qua, nella sua confezione originale. Questo mi sembra che sia anni 40, 50, insomma. È un aristocrat inglese. Eccolo qua. Forse l'avete già visto nella sua, in tutto il suo splendore, perché non si può dire altro che questo. Questo l'ho proprio messo a posto bene anche a livello di restauro. Guardate che dettagli, guardate che finiture. Guardate che pulizia per avere l'età che ha. Eccolo qua, Made in England. Gillette Aristocrat inglese. Spero che si veda, perfetto. Questo è un vintage di grandissimo livello che è anche proprio bello da vedere, brillante. Guardate che, mi scuso se mi soffermo, ma mi piace veramente tanto. Tra l'altro, nella confezione originale, con la mette Blue Silver. Che io non apro perché normalmente queste non voglio aprirle, letteralmente blu silver. Userò però quelle moderne, cioè quelle contemporanee, tra virgolette, che sono la loro derivazione, anche perché queste sono veramente antiche, quindi, che sono queste. Eccole qua, vedete che la faccia è la stessa del signor Gillette, sono le blu silver stainless. Queste qua sono, diciamo, la derivazione, no? Di queste, quindi più o meno dovrebbero essere simili, ecco, vedete. Veramente non me la sento di aprire questo pacchetto che probabilmente avrà una stantina d'anni, adesso esagero. Anche per una questione penso igienica, insomma, non vorrei che fosse qualcosa di arrugginito, insomma, non so. Comunque, eccolo qua. Allora, innanzitutto iniziamo a scartarla. Eccola qua, vedete, Gillette Blue Silver Stainless. C'è un po' di colla e vabbè. E la andiamo subito a montare sul nostro rasoio a farfalla, Gillette Aristocrat Made in England. Eccolo qua. A questo punto pennello, io ho messo a bagno qua nella ciotola solita, giro con puntini, il Simpson, quindi assolutamente britannico, The Colonel, il colonnello X2L tasso. Messo a bagno ieri perché poi questo pennello era un po' che non lo utilizzavo e rimesso a bagno oggi perché, io adesso faccio un piccolo inciso, perché alcuni utenti mi hanno chiesto ma perché metti a bagno questi pennelli così tanto, ma in particolare il tasso, il maiale, io parlo per esperienza personale, come sempre, quindi ognuno poi dice la sua, sono quelli più tecnici, quelli meno tecnici. Il maiale si mette a bagno per ammorbidirlo, per fare in modo che il maiale sia morbido, no? Che non sia. Il tasso basta poco per ammorbidirlo, in realtà si mette a bagno secondo me per evitare che si rovini, si rompa, che le setole si danneggino nell'utilizzo. Quindi, più sono idratate, più la setola sarà, secondo me, resistente. Anche perché oggi proveremo un raggio in viso, avendo una crema molto soffice, proveremo un raggio in viso con un tasso che non si dovrebbe fare in teoria, perché il tasso non tollera i movimenti circolari, ma soltanto orizzontali e verticali. Proviamo a fare una cosa che funzioni, che non rovini il tasso. Ovviamente io ne ho fatti altri, però preferisco così, insomma, anche perché un taglio in ciotola dovrebbe lo stressa di più un tasso. Secondo me, poi si fa, non c'è nessun problema, non sto dicendo che non si monta in ciotola col tasso, sarebbe una bestemmia.
però lo stressa di più che la macchina grigia. Questa è la mia idea. Anche se questo è un tasso già robusto, insomma, è un best badge, insomma. Quindi mi bagno il viso, barba di 3 giorni, e andiamo ad aprire la nostra crema. Cosa facciamo? Sempre il solito discorso. Prelevamone in questo caso, perché è proprio una crema morbida, morbida, vedete, guardate. È una qualità considerevole, le ho prese. E andiamo a far digerire al nostro ciuffo di tasso best badger della Simpson. E lui la digerisce piano piano, noi con le dita gliela facciamo proprio metabolizzare. Questa è la tecnica che voglio usare io. Poi ce ne sono anche altre. Adesso andiamo a bagnare ancora un attimo il viso. E sfruttando l'acqua che c'è in viso, andiamo a montare, a iniziare con movimenti il più possibile orizzontali e verticali. Chiaramente adesso non manca acqua, cosa facciamo? Semplicemente la aggiungiamo al pennello. Ecco qua. È già meglio, no? Già più cremosa. Ma io voglio di più. Profumo molto intenso, eh? Sandalo. Mi piace. Acqua. Ed eccole qui. Il montaggio è partito proprio, no? Direi che siamo a posto. Montaggio corposo. Eccoci qua. Andiamo con il nostro giletto aristocratico inglese vintage e il nostro silver blu. La Steiner si sente, canta molto, aggrappa molto il pelo. Il rasoio è progettato per essere docile ed efficace. Ecco qua. Vedete che consente una rasatura anche rapida, ma piuttosto sicura. Anche se si sente la lama, perché la lama aggrappa proprio. A differenza di una platinum, per dire, no? Che scivola di più. Questa tende a eradicare il pelo in maniera più decisa.
qua. È andato, è rimasto ancora qualcosa che toglieremo per i prossimi passaggi, anche perché non ho voluto, come dire, calcare, cioè, ho voluto fare una cosa rapida ma non aggressiva, perché la lama, appunto, se non la stai, secondo me necessita di tre passaggi, due passaggi per evitare che la pelle si stressi troppo, no? Vai al viso, facciamo un secondo giro con la Taylor Sandalwood e il nostro Simpson The Colored. D'acqua, voglio scorrevolezza, eccoci qua, direi che ci siamo. In teoria l'insaponatura dovrebbe essere sempre meno consistente a seconda dei passaggi, no? Cioè, il primo passaggio è più consistente, poi meno, per dare spazio alla scorrevolezza. E infatti scorre da Dio. Un bell'obliquo che, come tutti ormai voi sapete meglio di me, per me è un contrapelo in molti punti, in particolare qui. Sentite come canta qui. È il mio contrapelo, il punto più difficile per me. Più difficile, se vedete che la pelle è più morbida. Il pelo cresce in questa direzione e quindi ok. Sentiamo un po' e siamo abbastanza a posto. Qua c'è ancora qualcosina di obliquo da togliere. Bene, facciamo anche un contrapelo a questo punto, visto che abbiamo dosato molto la potenza della natura. Acqua nel pennello, l'ho già messa, ancora più liquida. Il contrapelo deve essere leggero e scorrevole, secondo me. Pennello ottimo, non voglio stressare, guardate com'è. Ecco, il contropelo io lo faccio con questo tipo di, sapete com'è leggero? Si ottiene aggiungendo acqua al pennello. Beh, crema ce n'è ancora tanta qua, eh. Quindi è un effetto voluto, non è che la crema monti male, semplicemente lo voglio leggero. Allora. Passate lunghe, leggere, ma efficaci.
un attimo di attenzione. Zero baffi. Piccoli dettagli. E ci siamo. Ecco fatto. Ci apriamo il viso. Acqua fredda. Andiamo a tamponare e a pulire tutti i residui anche sulla maglia. Guardate che mi sono sbrodolato un po'. Ovviamente maglia la barba, questa è una maglia che uso per farmi la barba perché sennò. Ecco qua. Allora, visto che la pelle si è, direi che il posto è assolutamente valido, quindi la pelle è perfetta. Bella asciutta, non è grassa, non è nemmeno secca, quindi la crema ha fatto un ottimo lavoro. Siamo in Inghilterra e andiamo da un'altra ditta, diciamo, molto molto importante per noi rasatori, che è la Dr. Harris, Marlborough. Eccolo qua. Questo after è molto caratterizzato dal sandalo, anche se il dottor Harris fa un sandalo, quindi però assolutamente questo è un sandalo, probabilmente elaborato con altre spezie, ma assolutamente prevalenza sandalo. A me piace molto il Marlboro. Ad alcuni non piace, però non capisco perché. Detto che Dr. Harris è difficile trovare prodotti che non siano di elevatissimo, anzi impossibile. Quindi è solo questione di olfatto. A me piace molto. È un sandalo a tutti gli effetti. Quindi assolutamente coerente con la crema Taylor. Prodotti di grande qualità, prezzo devo dire assolutamente concorrenziale per quanto riguarda la crema, che costa poco, secondo me poco quello che vale. E per la resa, perché questa qua, anche lì, finirla è un'impresa. Questo è un po' più caruccio, però vale la pena, la qualità è effettivamente molto molto alta. Quindi io, a chi può permetterselo, almeno un prodotto Dr. Harris lo consiglio, perché comunque io non ho provato ancora le creme, la barba, ma devo dire che i saponi, ma devo dire che gli after ne ho due, sono effettivamente eccezionali. Il rasoio, scusate, il rasoio è effettivamente, beh, c'è poco da dire, storia. È storia, stiamo parlando della storia della rasatura, perché questo è un prodotto che rappresentava un modello di punta, di elite, quando è stato prodotto, e la testa è quella della Gillette, insomma, meccanismo farfalla, TTO, finiture, non smetto di ricordarlo, che sono eccezionali, eccezionali, cioè questo manico io lo trovo una cosa sorprendente, cioè, per pensare quanti anni ha. Devi avere anche fortuna a trovarlo all'asta, cioè, nel senso, io ho avuto fortuna, poi l'ho un po' restaurato io, ma devi trovarlo già buono, insomma. E quindi è eccezionale, niente da dire, grande rasoio da usare una volta ogni tanto, beh basta, perché ovviamente, infatti adesso, una volta asciutto, verrà riposto nella sua confezione, con le sue lamette originali, che mi guardo bene dall'aprire, anche perché credo che non sia il caso. Gillette. E niente, bene, allora, ah ecco, la lametta, una Stainless cruda, Gillette Silver, questo l'ho comprata recentemente in un negozio fisico, quindi si trovano secondo me. Gillette Silver,
la metta Steiner's cruda, che però se ben dosata, insomma, mi ha tolto via tutto in tre passate. Consiglio con queste lavette qua di non spingere subito tanto, perché effettivamente aggrappano molto, quindi il rischio dell'irritazione. Invece una dosatura dosata in tre passate può essere la soluzione migliore per questa Gillette, oppure anche per levare stylus, insomma. Bene, direi che abbiamo una munizione per il pennello che, come dire, il colonnello lo conoscono forse tutti, i grandi appassionati. E un tasso, per me il mio limite è che è un po' piccolino come ciuffo, però devo dire che a me piacciono più quelli più grossi. Però devo dire che è un tasso eccezionale e, come mi avete potuto vedere, ha retto un montaggio in viso assolutamente consistente, senza perdere un pelo e senza che si, insomma, ciuffo perfetto. Guardate anche la distribuzione del pelo, insomma, uniforme, e un gran pennello, chiaramente. Stiamo parlando di uno dei pennelli, secondo me, più riusciti come rapporto qualità-prezzo di questa casa, che è la storica Simpson. Anche il colore, insomma, è molto fascino. Bene, allora io vi auguro buona domenica e ci vediamo la prossima settimana, magari con una seconda puntata di una rasatura made in UK. Buona domenica a tutti e buona barba.